Amici di Live Social, se ci state guardando dalla pagina Facebook di Radio Lombardia, di Live Social Radio Lombardia, è tutto normale, non preoccupatevi, non ho sbagliato outfit questa sera, ma sono con due dottoresse addirittura, pensate un po', che si sono messe d'accordo sul colore dell'outfit. Esatto, verde speranza, possiamo dire? Sì, perché perfetto, parliamo di bambini, quindi speranza. Ok, e poi speriamo che arriviamo alla fine di questa intervista tutti interi. Con noi Anna Chiara Zecchelle e Marzia Mirabella. Dottoresse, buonasera. Buonasera a te. Allora ragazze, voi siete qua perché Marzia è, scusate, Anna Chiara è direttore generale dell'Happy Child, un centro pedagogico, mentre invece Marzia all'interno svolge la professione di pedagogista. E vorrei capire innanzitutto dal direttore generale che tipo di struttura è, che cos'è, sì, Happy Child? Ma Happy Child è una realtà educativa che offre servizi per la prima infanzia e per la famiglia. Noi abbiamo su Milano e provincia 22 scuole, che sono asili nido, scuole dell'infanzia e scuole primarie, dove adottiamo un metodo che è un metodo sul quale stiamo lavorando da tanti anni. Siamo nati nel 2002 e in questo periodo abbiamo aperto appunto tutte queste scuole, e la nostra pedagogista vi racconterà un po' più approfonditamente del metodo. Ma che utenza avete? Perché parliamo di scuole, quindi... Ecco, dicevo prima, l'asilo nido va da 0 a 3 anni, la scuola dell'infanzia da 3 a 6 anni e la scuola primaria dai 6 anni ai 10 anni. Ok, quindi siamo fino su ai 10 Milano, anni. Sì, su Milano e provincia, abbiamo poi alcune città, Cernusco, a Sago, cioè abbiamo la zona sud di Milano, insomma. E poi avete una sede che è quella di Via Losanna. E poi abbiamo la sede centrale in Via Losanna. Esatto. Uno. Ok. Esatto. Ma volevo sapere perché ho addosso una maglietta con... Cosa sono? Le vostre mascotte? Due dinosauri. Non li vedo da sopra. Con due dinosauri, un cerchio, e poi mi hanno portato i canarini, erano rimasti senza cibo a Live Social, allora mi hanno portato i semi. Scherzi a parte, di cosa parliamo? Questi sono gli oggetti utilizzati per il metodo? No, allora questi sono gli oggetti che abbiamo scelto di utilizzare oggi per spiegare in parole molto semplici le caratteristiche fondamentali della nostra metodologia educativa. Quindi un caposaldo della metodologia di Happy Child è l'educazione tempestiva, che abbiamo scelto di rappresentare con questo sacchetto di semi misti. Sì. Perché... così come per ogni pianta, per ogni ortaggio, per ogni tipo di vegetazione ci sono dei momenti giusti, idonei per poter germogliare e crescere e non ce ne sono altri, così come per i bambini attraverso l'educazione tempestiva, che è il nostro metodo e degli strumenti appositamente studiati, noi andiamo a stimolare i bambini in periodi giusti. Quindi né troppo presto né troppo tardi, semplicemente al momento giusto. Chiaramente questo presuppone che conosciamo lo sviluppo e gli stadi cognitivi ed evolutivi, certo, dei nostri bambini. Presuppone anche una forte collaborazione però dai genitori? Assolutamente. E dalle figure educative, quali gli insegnanti? Assolutamente. Guarda, hai in mano proprio il cerchio. Infatti. Che rappresenta... Sarà questa la vicinanza con il cerchio che mi ha fatto dire una cosa così saggia. Esatto, infatti il cerchio vuole rappresentare per noi la circolarità della relazione, sicuramente tra la famiglia e la scuola e le nostre scuole, quindi anche tutto il nostro corpo educativo, una relazione trasparente, circolare, reciproca, dove non c'è asimmetria ma dove c'è collaborazione. Ogni bambino delle nostre scuole ha un tutor di riferimento, quindi anche i suoi genitori, che lo segue per tutto il percorso scolastico e fa dei piani di azione con la famiglia, che poi vengono monitorati e vengono perseguiti nel corso dei mesi, coerenti e sostenibili per la famiglia. Allora, vero la tempestività, però spesso c'è, non a causa vostra, ma a causa magari di una disattenzione, chiamiamola così, da parte delle figure che circondano il bambino a livello educativo, e quindi ce ne si accorge non in prima elementare di un disturbo cognitivo, ma magari un po' più in là. C'è la stessa tempestività e lo stesso metodo applicato da voi? Sì, è molto importante arrivare al momento giusto. Diciamo, noi utilizziamo il nostro metodo come dire, per tutti i bambini. Una cosa secondo me molto interessante, c'è un premio Nobel dell'economia, che fondamentalmente del Ackman, che diceva che l'investimento nella prima infanzia ha un rendimento fino a 6 volte. Non so, io investo un euro
e un rendimento fino a 6 euro, perché il bambino così piccolo fino ai 6 certo. anni intanto è più malleabile di altri, sì. e poi le situazioni di disagio non sono consolidate. Vero. Beh, quindi, ma un po' su tutti gli ambiti, anche su sì. bambini senza particolari disagi. Questo vale su tutti. Però appunto, quindi prenderli in quel momento lì, che ci siano difficoltà economiche, che ci siano difficoltà anche, diciamo, emotive, insomma, difficoltà di vario genere, è un momento in cui quel gap si può riempire. Quindi Vero. È proprio importante investire sulla prima infanzia. E prima, come dire, l'idea dell'asilo nido, della scuola dell'infanzia, sembrava un po' come dire: vabbè, te lo lascio lì, te lo lascio lì, vediamo cosa faccia male. Vero, no? vero. Invece, pensare alla scuola giusta, pensare al metodo giusto, quello fa una differenza rispetto a poi tutto quello che il bambino riceverà per il resto. Ma, non so, faccio un altro esempio, quello dell'autostima. Noi lavoriamo molto sull'educazione positiva, e per un bambino avere un rafforzamento di autostima nei suoi primi anni di vita, che viene sia dalla famiglia che dalla scuola, poi ha un esito fortissimo sì. per il resto del suo, delle sue relazioni, che intesserà lungo tutta la sua vita. Quindi questo è un lavoro nascosto. Forse la metafora dei semi è molto bella, perché uno semina e non si vede, non si vede proprio niente. Beh, però poi quando crescono le piante, però si poi vede. Quando arrivano si vede come, no? Quindi quel momento lì è proprio un momento fondamentale. Sì. Però mi sfugge una cosa: la maglietta? Giustamente. Allora, la maglietta è il terzo oggetto che ho indosso io, vorrei farla vedere. Esatto, con i nostri Dino Croc. Allora, la maglietta è, visto che parliamo di bambini, stiamo comunque parlando di cose molto molto importanti e fondanti per la serenità dei bambini, ma parliamo di un contesto di benessere, di gioco e di divertimento. Quindi tutto quello che facciamo lo facciamo senza che neanche i bambini se ne accorgano, quindi loro giocano. Tra queste cose, le nostre scuole utilizzano un approccio basato sul bilinguismo, quindi un approccio di bilinguismo basato su un format narrativo che si chiama Hocus and Lotus. Ah, sono state qua. Ecco. Io ho fatto la foto anche con la mascotte, che era uguale, infatti, esatto, a questi. Mi ricordavano, mi ricordavano. Sì, sì. Sono state. Sono loro. Sono state loro. Con noi e ci hanno portato la loro mascotte, ovvero il Dino Croc, sì, Hocus esatto, and sì. Lotus. Tutti e due sì. erano infatti due. Sì, sì. Maschietto e femminuccio. Esatto, esatto. Maschio e femmina. Adesso mi è venuto in mente. E quindi c'è uno stretto contatto con questo sì. tipo di. Noi utilizziamo questa metodologia per quanto riguarda l'approccio al bilinguismo per i bambini. Per la seconda lingua potrebbe essere terza, quarta, quinta, insomma. Certo, assolutamente. I bambini ci portano un po' dappertutto. Eh sì, sempre tornando al discorso di prima, il bambino in quella fascia impara a parlare, quindi così come impara a parlare la sua lingua madre, facilmente apprende la seconda lingua, anche perché per lui imparare una lingua entra in relazione, quindi entra in relazione con la maestra, che in questo caso è la maestra d'inglese, e volendo parlare con lei, volendo entrare in relazione con lei, impara l'inglese fondamentalmente. Esatto. Questo è un metodo che abbiamo visto che funziona alla grande. Beh, direi che a me sarebbe piaciuto, cioè, mi dispiace. Guarda, lo dico anch'io, la mia è un'impresa di famiglia. Io intanto dico, vorrei tanto che mia madre avesse inventato Davvero, Happy Child quando ero indietro. Piccola io. Ah, perché tu sì. comunque hai di ereditato seconda generazione. Ok, sì, sì, però sì. chiaramente con metodi sì. diversi. Ma perché infatti. Appunto quindi io l'inglese me lo sono imparato dopo per Invece forza. I nostri bambini già ai 3-6 anni hanno. Sì, sì, ma è bellissima sì. come cosa Io anche girando perché tra le scuole posso dire di avere la fortuna sì, di sì. vedere veramente dal vivo questi bambini che imparano senza neanche rendersene conto. Esatto, quello, perché tu arrivi a un certo punto a 8-10 anni, parli due lingue e dici davvero sì. cioè non hai difficoltà sì, 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 poi sì. forse secondo me c'è da cambiare anche un po' il metodo scolastico italiano sì, nel senso che l'inglese io sì. l'ho cominciato in prima sì. elementare, ma poi sono arrivato in prima media e ho rifatto le stesse cose che facevo, cioè si riparte esatto. sempre da zero sì. e si fa poca pratica forse sì. quindi sì, c'è un po' sì. di difficoltà, però questo è un discorso molto più ampio che meriterebbe sì. che meriterebbe un'attenzione maggiore. Però voglio ricordare che happychild.it è il sito internet e sono anche tutti i loro canali social, Instagram e Facebook, sui quali seguirli. Ma posso chiedere al direttore sì. generale quando è il momento di rivolgersi a Happy Child? Allora, durante la gravidanza, quando uno ha tempo può iniziare a guardarsi tutto quello che c'è scritto. Tanto sta là, quello, esatto, uno ha tempo, quindi è il momento di guardarsi tutti i video, di leggersi in modo approfondito quello che poi dopo non avrà tempo di fare, perché una volta che nasce il pupo, presso il bambino. Ovviamente c'è poi tempo. Poi esatto. esatto. E quindi per l'asilo nido in quel momento lì, per la scuola dell'infanzia intorno a gennaio ci si iscrive, quindi adesso è il momento, e per la scuola primaria pure, quindi perfetto, quindi sbrigatevi che le iscrizioni sono aperte. Esatto. Tutte le info, la mail info @happychild.it o allo 02 70 63 02 15. Okay. Ragazzi, io vi ringrazio per essere state con noi. Grazie per esserti prestato. Ma è stato bellissimo. È benissimo con la maglietta. Vero, dire. Sono bello. La userò al prossimo allenamento perfetto. Di calcetto.
Noi ci sentiamo tra poco. Grazie. Sempre qua su Radio Lombardia. Salutiamo le dottoresse Anna Chiara e Marzia e ci vediamo da Happy Child a questo punto. Voi aspettateci. Grazie. Perché ci vediamo su Radio Lombardia, anzi ci sentiamo su Radio Lombardia e ci vediamo su Live Social Radio Lombardia, la pagina Facebook dedicata a tutte le interviste.